Cominciamo oggi con un ripasso sulle equazioni. Ricordate che cos'è un'equazione, qual è che posso dire qua davanti un'equazione? Non se lo ricorda nessuno, questo bene. Algebrica posta uguale ad un'altra espressione e ho un'equazione propriamente detta, cioè è un'eguaglianza particolare, perché è vera, cioè è detta, solamente per alcuni valori della lettera coinvolta se ce n'è una sola, o delle lettere coinvolte se ce ne sono più di una. Faccio un esempio. Se scrivo questo, questa è un'eguaglianza perché è un'espressione uguale a un'altra, ma non è un'equazione propriamente detta. Perché? Perché vale qualunque sia il numero che metto al posto della x. Questa è una identità. Ok? Se invece scrivo che 2x vale 5, questa è una equazione. Perché? Perché se questa, se x, se al posto di x metto 7, questa è falsa, vale solo se x è 5 mezzi. Entrambe fanno parte del gruppo delle eguaglianze. Perché? Perché hanno le uguali. D'accordo? Caro Rabbitani, se volete possiamo sempre considerare l'identità un'equazione un po' speciale che ha infinite soluzioni. Qualunque numero verifica questa espressione. Invece questa espressione è verificata solo, in questo caso, un unico numero che è quello che chiamiamo soluzione. D'accordo? Come risolvo l'equazione? Cosa faccio per trovare, per determinare qual è il numero da mettere al posto della x per avere la soluzione? Si usano i principi di equivalenza. Due equazioni diverse sono equivalenti se hanno le stesse soluzioni. Questa equazione è equivalente a questa, perché ha le stesse soluzioni, però sono diverse. Hanno numeri, coefficienti, sono diversi. D'accordo? Risolvere un'equazione significa, applicando i principi di equivalenza, scriverla in modo che a sinistra ci sia solo l'incognita e a destra un numero di espressione che non contiene l'incognita, idealmente espresso nel modo più semplice possibile. Ok? Adesso non faccio altro che riscrivere la stessa equazione, però equivalente a quella di partenza, perché non arrivo a dire x uguale a cosa. Ok? Quali sono i principi di equivalenza? Sono due. Qui, se ho il doppio di x che vale 5, per avere x devo dividere per 2. Quindi ho un principio di equivalenza. Posto che questa espressione è uguale a questa, ne ottengo un'altra vera negli stessi casi della prima se moltiplico o divido tutto ciò che c'è da entrambi i lati dell'uguale per la stessa quantità. In questo caso, sia a destra che a sinistra, divido per 2. Qui 2 diviso 2 fa 1, quindi mi rimane x, a destra ho la soluzione che è 5 mezzi. Ok?
qui non è il caso, ma se l'equazione fosse più complessa e mi chiedo se ho fatto errore di calcolo, posso sempre fare la verifica, cioè prendo la soluzione, la metto al posto dell'incognita e verifico quello che c'è a sinistra sia uguale a quello che c'è a destra. 2 volte 5 mezzi fa 5, quindi la soluzione verifica l'equazione, quindi è uguale. Un altro principio di equivalenza è questo. Un altro esempio, un'altra equazione. Qui a sinistra ho x meno 5, a destra ho 7. Affinché qui a x viene aggiunto meno 5. Ok? Affinché a sinistra ci sia solo x, devo aggiungere qualcosa che cancelli questo numero. Quindi se aggiungo 5 a destra e a sinistra, quindi aggiungo un numero che cancella questo, quindi il suo opposto, ho a sinistra solo x e a destra 12. E ho la soluzione. Altro principio di equivalenza. Qualunque equazione io abbia, ottengo un'equazione equivalente a quella di partenza se aggiungo o tolgo una stessa quantità a destra e a sinistra dell'uguale. È tutto chiaro? Molto bene. Questi principi sono facilmente comprensibili se uno immagina di avere una bilancia. Destra e sinistra dell'uguale sono i piatti della bilancia. La bilancia rimane in equilibrio, cioè l'uguale funziona, se aggiungo la stessa cosa su tutti e due i piatti, oppure tolgo la stessa cosa su tutti e due i piatti, oppure se raddoppio a destra devo raddoppiare a sinistra. Giusto? Tutto qua. Utilizzando in modo opportuno questi due principi, risolviamo le equazioni di primo grado. Okay. Ah, un'altra cosa da rivedere è importante. Come si stabilisce il grado di un'equazione? Che questo è di primo grado? Perché l'incognita appare al massimo alla prima potenza. Se ci fosse anche x alla seconda, sarebbe di secondo grado. E il grado di un'equazione è fissato dalla massima potenza a cui appare l'incognita. Se ho più di una lettera, uno è l'incognita e gli altri sono parametri o coefficienti. In quel caso è un'equazione di primo grado letterale o parametrica. Usano gli stessi principi, lo risolvo sempre usando anche questa volta, anziché avere un'espressione numerica come soluzione, avrò un'espressione al termine con le lettere. Okay. Posso cancellare? Vediamo l'esercizio. Le equazioni sono sul volume 1 e prendiamo questa per esempio a pagina 363 del volume 1, l'esercizio 418. 2 venticinquesimi di x meno 6 quinti uguale a 0. È molto semplice. Qui qualche volta si dice che così, anziché dire qui aggiungo 6 quinti a destra e a sinistra per togliere questo termine, si può dire anche, ma in realtà è un modo di dire, ripeto, l'operazione che faccio è un'aggiunta, insomma una sottrazione. Ti
che prendo questo termine, lo sposto a destra cambiandogli di segno. Si dice anche così, però sappiate che spostare un termine non è un'operazione matematica. L'operazione matematica che faccio è una somma. Aggiungo qualcosa a destra e a sinistra in modo tale che un termine, quello che mi interessa, si cancelli. Se voglio cancellare meno 6 quinti, devo aggiungere più 6 quinti. Quindi prendo i 6 quinti e lo sposto a destra cambiandogli di segno. È usato il principio di equivalenza della somma. Ora il coefficiente della x non è 1, qui invece mi interessa che questo sia 1. Per fare in modo che il coefficiente sia 1 devo moltiplicare per l'inverso di 2 venticinquesimi. Quindi moltiplico a destra e a sinistra per 25 mezzi. Prendo questa frazione, la inverto e moltiplico a destra e a sinistra. In questo modo avrò, sì? Prego? Perché a me interessa che a sinistra sia solo x. Per cancellare questo coefficiente devo moltiplicare per il suo inverso. Non c'è altro modo in cui posso avere solo x a sinistra. E poi adesso faccio le operazioni del caso. Qui ho 5, qui ho 3. La soluzione posso prenderla, sostituirla nella x per verificare che abbia fatto i conti correttamente. Quindi 2 su 25 per 15 meno 6 quinti deve darmi 0. Questi sono divisibili per 5, 2 per 3 fa 6, 6 quinti meno 6 quinti fa indiscutibilmente 0. L'equazione è funzionale di verità. Chiaro? Sotto ci sono 6 quinti meno 6 quinti. Sostituisci, quindi la sostituzione del 15 posto di x e poi fai il calcolo sul punto. Qui c'è 2 venticinquesimi per 15 meno 6 quinti. 25 e 15 possono essere semplificati per 5, che qua rimane 5 e qui rimane 3. 2 per 3 fa 6, quindi 6 quinti meno 6 quinti fa 0. Quindi quello che c'è a sinistra è uguale a quello che c'è a destra. Quindi la soluzione è buona. Attenzione! Tu adesso, ecco, posso cancellare? Cambiamo esempio. Pagina 362. Sempre con noi un esercizio. Facciamo il 99. X per tonda x meno 2 uguale x più 3 alla seconda. Questa è un'equazione, è uno scherzo.
mi viene un dubbio. No. No. Questo è come si presenta, è come quello di prima? No. Perché? Perché è di secondo grado. C'è x dentro una parentesi, levata il quadrato, quindi da lì viene sicuramente un x alla seconda. E poi c'è, se tolgo questa parentesi, un x per x. Però questa equazione è apparentemente di secondo grado, perché i termini di secondo grado si cancelleranno. Se non si cancellano, 9 su 10, o l'insegnante mi ha fatto un brutto scherzo, oppure sbagliato il calcolo, perché se non ho ancora fatto le cose di secondo grado, è difficile che succedano di secondo grado. In questo caso vanno via, perché se togliamo le parentesi, ho x alla seconda meno 2x, uguale a x alla seconda più, come continua qui? Questo è un prodotto notevole. Quadrato del primo, doppio prodotto, 6x, quadrato del secondo. Quando ho uno stesso termine, lo stesso monomio, a destra e a sinistra dell'uguale, identico, posso aggiungere il suo opposto, cioè toglierlo da entrambe le parti. Dalla bilancia tiro via la stessa cosa, la bilancia funziona. Dopodiché questo termine lo porto a sinistra, meno 2x meno 6x uguale a più 9, meno 2 meno 6 fa meno 8, qui per avere x devo dividere per meno 8, nella soluzione x uguale a meno 9 ottavi. Non avevo intenzione di passare anche i prodotti notevoli. Posso salutare? Va bene. Abbiamo un binomio elevato alla seconda, quadrato del primo, doppio prodotto, due volte il primo per seconda e quadrato del secondo. E se fosse alla terza? Tutti i quadrati più tutti i doppi prodotti. Una domanda? Tutte le equazioni di primo grado di questo tipo si risolvono in questo modo. Se ci sono problemi
si rispetta magari un po' notevoli, si rispetta i due principi di equivalenza in modo tale da avere la sinistra solo la X. Ok? Chiaro che se arrivo a meno 8 X, il coefficiente è meno 8, per avere X devo dividere per quello che c'è davanti a X meno 8. O qualunque altro non ci sia. No? Dividere per qualsiasi altra cosa non si esplica. Posso cancellare? Quelli li lascio, non si sa mai. Ripeto, pagine, non so, mi ricordo cosa ho detto, 366 e via dicendo, fate almeno 4-5 esercizi per equazioni. Cancellare? No, quelli li lasciamo. Che cosa? È questa. Questa non è un'equazione perché non c'è l'uguale. Però c'è una frazione e c'è una x denominatore. Se l'avete già visto, giusto? Non vi sto dicendo cose nuove. No. Le frazioni algebriche non le avete mai viste? Sì. Allora, quella è una frazione algebrica. Perché? Cosa mi fa dire quella è una frazione algebrica? C'è la lettera denominatore. Questa, attenzione, questa non è una frazione algebrica, cioè il denominatore non ha nessuna lettera, questa invece lo è. Che era la differenza? Parlo di frazioni algebriche quando ho espressioni con un denominatore che contenga almeno una lettera in conta. Forse nasce anche 500, ma almeno una deve essere. L'operazione più semplice che posso fare con una frazione algebrica è quella di semplificarla. Alle medie avete sicuramente trovato questo tipo di problema. Questa è una frazione, perché c'è un denominatore, c'è un simbolo di divisione, ed è una frazione semplificabile, più propriamente detta riducibile. Perché? Perché si può semplificare la frazione? Perché il numeratore e il denominatore hanno fattori comuni diversi da uno, cioè hanno massimo comune divisore che non è uno. Per trovarlo, quindi per sapere come semplificare, devo scomporre i fattori primi. Il numeratore è 7 per 3, il denominatore è 3 per 5, il fattore comune è semplificabile,
posso dividere per 3 sopra e sotto, ottengo 7 quinti. Questa frazione non è più ulteriormente semplificabile, perché? Perché il massimo comune divisore tra 7 e 5 è 1, quindi non ha un valore comune diverso da 1. La stessa cosa si fa con la frazione algebrica. Devo prima scomporre i fattori per vedere se posso semplificarli. E semplifico, ovviamente, attenzione, fattori comuni. Cioè, questo 4 e questo 4 non sono semplificabili, perché fanno parte di monomi che sono addendi, non fattori. Devo prima scomporre i fattori. Il numeratore come lo scompongo? È una differenza di quadrati. 4x alla seconda è il quadrato di 2x e 25 è il quadrato di 5. E come tutti ben sanno, a alla seconda meno b alla seconda si scompone in a meno b per a più b. Quindi qui viene 2x meno 5 per 2x più 5. Ok? Il denominatore? L'unica cosa che posso fare è, i due monomi hanno fattore comune che è 2, raccolgo il fattore comune. Ok? Dopodiché ho una parte comune sopra e sotto. Mi verrebbe da dire, come ho fatto qui, la semplifico. Secondo te questa è un'operazione lecita? Sì, no, non so, vedete la possibilità. C'è chi dice sì? Chi dice sì? Chi dice non so? Sì, perché c'è un'operazione. La risposta è no. Dipende. Ma tu sai quant'è x? Sai quant'è x? No. Quindi se x fosse 5 mezzi questo non lo potrei fare. Perché 5 mezzi è 0, da questo è 0. Devo semplificare per qualcosa che non sia 0. Quindi posso semplificare se x è diverso da 5 mezzi. Questo si chiama campo di esistenza. Ah, devo fare prima le condizioni di esistenza per semplificare. Perché se non lo faccio, corro dei pericoli. Solo se x non è 5 mezzi posso dividere per 2x meno 5. Ma infatti io dicevo tutta la parentesi proprio. Cioè, infatti, tutta la parentesi. Semplificare proprio. Ma quello che ho appena detto. Io quello. Però lo fai solo se l'ora della parentesi non è 0. Non posso fare dare di risultare. Quindi prima devo essere sicuro che la parentesi non sia una. Però se noi abbiamo appena ascoltato che le condizioni sì, normalmente si fa così, però attenzione è un pericolo. Ok? È tutto chiaro? È tutto chiaro? Non so se avete fatto già il campo di esistenza delle frazioni. Detto all'inverso, mettiamola così, che cosa ottengo? 2x più 5 fratto 2. Questa espressione è uguale a questa? Risposta dipende, solo se x non è 5 mezzi. Perché questa la posso calcolare sempre. Questa la calcolo solo se x non è 5 mezzi, quindi qualcosa di diverso c'è. Se ho una frazione algebrica, quindi se ho lettera denominatore, la frazione è calcolabile solo quando il denominatore non è 0. Questo si chiama campo di esistenza. Ok? Non so se l'avete visto l'anno scorso. Io mi dico niente di niente.
Prego. Se l'avete già visto, posso cancellare? Allora, che a me risulta che l'abbiate già visto, non dovrebbe essere un problema passare alle equazioni fratte. Quello che abbiamo visto appena adesso è un'equazione intera. Se l'equazione contiene una x denominatore, è un'equazione fratta. Vediamone subito un esempio. Equazione dove ho l'incognita denominatore, prima di fare qualsiasi cosa, fattorizzo i denominatori, devo comporre i fattori, qui non serve che gli fatti, c'è solo la x. B, determina tutti i valori che annullano uno o più denominatori, qui ce n'è uno solo, l'unico numero che posso mettere, che non devo mettere al posto della x, è 0. Quindi il campo di esistenza x diverso da 0, perché se x fosse 0 annullerebbe il denominatore e non va bene, perché se si annulla un denominatore questa espressione non è calcolabile. Ok? Che è successo? Quindi 0 non potrà mai essere soluzione di quell'equazione. Dopodiché, fatto questo, sommo le due espressioni, in modo tale da avere un'unica frazione, elimino con il multiplo a x, qui come si deve fare 2 fratto 1, quindi qui ho x diviso 1 che fa x per 2 fa 2x, meno x diviso x che fa 1 per 1, 1. Se sono sicuro che il denominatore non è 0, una frazione è nulla solo se è 0 il numeratore. Quindi 2x meno 1 fa 0, ecco che l'equazione da frazionare è diventata intera. E questa la so risolvere. Qui porto 1 a destra, divido per 2, x vale 1 mezzo. Questa equazione, questa soluzione è buona perché non è 0. Ok? Fa parte del campo di esistenza. Perché non c'è più x? Te l'ho appena detto. Una frazione è nulla se è nullo il numeratore. O se preferisci, moltiplico per x a destra e a sinistra. X per 0 fa 0. Queste due x semplificano. Lo posso fare perché so che x non è nulla. E quindi l'equazione diventa intera. Allora, per oggi possiamo fermarci qui. Pagina 249, volume 2, fate almeno 5 esercizi di quelle fratte. Poi la prossima volta ne discutiamo assieme. Ok?